Pischia il direttore di gara, inizia Atletico Sparta Sigillo. Codiani con le mani. Di Maria prova ad andare in profondità. Pizzi dentro per Pieretti con l'esterno, il piazzato, la risposta di Lovizzon. Prova a fare tutto da solo Claudio Zoli, pallone sul destro, l'appoggio verso Pieretti che si deve impegnare per raggiungere il pallone prima di Codiani. Prova ora il tiro, grande tentativo di Pieretti, pallone a lato, rinvio dal fondo di Federici direttamente verso Lovizzon. Arriva il duplice fischio, finisce il primo tempo 0-0, poche emozioni. Pallone ancora al numero 27, l'Atletico Sparta in avanti, lo scarico, il tiro, la parata di Lovizzon, altro tiro, altra parata, pallone direttamente verso la porta e arriva un gol inaspettato del sigillo, in rete Filippetti, 1-0. Pizzi con l'esterno in avanti, Zoli che prova ora a calciare, Lovizzon miracolo, ancora il portiere del sigillo a dire di no. Pizzi si cerca e si trova Pieretti davanti a Lovizzon, altro miracolo di Lovizzon e poi il tiro di Fabbri sul fondo. Calcio d'angolo alla sinistra, pallone verso Tajani, il colpo di testa, il salvataggio sulla linea di Federici. Pallone a destra verso Lemmo, il tiro di punta, il numero 27 Spinetoli, poi Codiani con il petto subito da Bracciali. Prova Lemmo, la grande risposta di Federici. Forse l'ultima occasione per l'Atletico Sparta, 10 secondi alla fine della partita, lancio in avanti a cercare Peretti, la controlla. Perde il pallone, va in avanti il sigillo con il gol di Lemmo, 2-0 all'ultimo secondo. Si riparte a giocare con il tiro direttamente verso la porta, la blocca Lovizzon e arriva il triplice fischio, vince il sigillo 2-0.